Inaugurata a Pesaro la nuova sede dell'associazione di volontariato Avere Cura, fondata dall'ex direttore del pronto soccorso pesarese Umberto Gnudi. Avere Cura si occuperà di formazione e informazione sanitaria alla popolazione. In programma anche corsi rivolti agli studenti e professori delle scuole superiori. Questa associazione nasce da parecchio lontano e nasce dalla necessità di avere uno strumento che ci potesse permettere di fare tante cose. La prima cosa, l'idea dalla quale è poi nato tutto, è stata quella di fare corsi di formazione a livello delle scuole, perché l'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare è nel programma del MIUR, dovrebbe essere un'attività didattica. E noi vorremmo dare una mano alle scuole che spesso non hanno le strumentazioni, non hanno la formazione, in questo senso formando i professori in modo tale che loro stessi diventino poi formatori dei propri studenti e fare diventare appunto questo insegnamento un insegnamento curricolare. Sabato mattina il taglio del nastro per la nuova sede in via Cavallotti a Pesaro. Si tratta di un locale di 150 metri quadrati in grado di trasformarsi in aula didattica per insegnare a soccorrere una persona colpita da arresto cardiaco improvviso mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce. Una nuova sede che abbiamo potuto acquistare grazie a un benefattore che ha creduto in questa idea e ci ha aiutato molto, quindi adesso abbiamo questa struttura che, come detto, è una struttura molto funzionale perché ha questo salone grande che può accogliere 70-80 persone sedute, nel quale potremo fare degli incontri anche divulgativi per la popolazione su vari argomenti di carattere sanitario, e c'è la possibilità di dividere in due aule questo salone. C'è una terza aula qui accanto, in modo tale da poter formare. Per fare la formazione sulla rianimazione cardiopolmonare bisogna tenere dei piccoli gruppi, quindi possiamo tenere fino a 3 gruppi da 6 persone contemporaneamente, eventualmente anche un quarto nell'altro spazio che è la segreteria dell'ingresso. L'aula è stata dedicata al benefattore emerito, l'ingegnere Alessandro Fedrigoni, che quando era in vita ha finanziato l'acquisto e la ristrutturazione della sede. Inaugurato anche un defibrillatore semiautomatico presente all'esterno del locale. Inizia così l'avventura dell'associazione di volontariato Avere Cura. Vogliamo partire con questa attività nelle scuole e fare anche altro a seconda di quello che vediamo può essere interessante, può essere utile, quali saranno le richieste eventualmente della popolazione. Siamo aperti a suggerimenti e vediamo che interesse avrà questa nostra che avrà la gente per questa nostra associazione, perché chiaramente, essendo un'associazione senza fini di lucro, noi la nostra fonte di sostentamento sono le tessere associative, le donazioni, quindi io sono speranzoso. Se vedremo che invece non va, sarà stata un'avventura lo stesso.